Ideato e diretto da Gianluca Brundo, il Festival Arts Contemporanea giunge quest'anno alla sesta edizione. La presentazione del programma si è tenuta nella suggestiva sala dell'investitura di Palazzo della Cornia di Castiglione del Lago, la dimora rinascimentale dell'importante famiglia Umbra, che sarà la sede dell'iniziativa in programma dal 4 al 6 gennaio. Nella splendida cornice di luci sul trasimeno, un pubblico composto da appassionati, professionisti e semplici visitatori verrà in contatto con attori, cantanti, musicisti, registi, danzatori, performer, autori e giornalisti, in grado di offrire ad ogni evento non solo la qualità necessaria, ma anche un alto grado di intrattenimento ed attrazione. Quest'anno abbiamo una grande novità, cioè la prima edizione che aprirà il Festival di Arts Contemporanea Kids dedicata ai bambini. Ci saranno ospiti importanti, ma soprattutto seguiremo il nostro filo che tende a un nuovo umanesimo, ovvero quest'anno il tema sono le isole culturali. Perché le isole culturali? Perché io sono convinto che ormai abbiamo un filo di speranza in alcune isole, sapendo però che per andare da un'isola all'altra occorre attraversare il deserto. Allora il nostro compito è quello di tenere vive le isole culturali. La prima giornata abbiamo detto che sarà dedicata ai bambini, ci sarà Gian Folletto, il grande Folletto di YouTube, molto amato dai bambini. Tra l'altro presenteremo il video di Natale di Gian Folletto, che si intitola La magia del Natale, che è stata scritta, la sceneggiatura, dai bambini della quarta D della scuola primaria di Castiglione del Lago. È stato un bellissimo progetto con i bambini entusiasti. Dopodiché ci sarà un altro ospite, sempre per i bambini, con la presentazione del libro I fiori di Gea, dedicato alla salvaguardia del pianeta. E poi in questa prima giornata chiuderà, per i più grandicelli, un ospite che abbiamo tenuto a sorpresa, ma che svegliamo in questo momento, che è Oscar Farinetti, in collaborazione con i borghi più belli d'Italia. A moderare ci sarà il presidente Fiorello Primi.